È stato pubblicato sul sito del comune di Caltanissetta il video per sostenere l'iniziativa Io compro Nisseno, grazie alla quale i primi 1300 cittadini che faranno domanda a partire dalle 10 del 15 giugno prossimo potranno ottenere un coupon da 75 euro per gli acquisti nei negozi della città. L'iniziativa mira a sostenere il commercio cittadino, ma ha creato numerose polemiche la scelta, da parte dell'amministrazione comunale, di affidare la realizzazione dello spot a un'agenzia di Palermo e non a professionisti e artisti locali, visto anche l'intento che l'iniziativa si prefigge. Ai nostri microfoni il sindaco Roberto Gambino e il nisseno Roberto Gallà. Ma perché è importante comprare Nisseno? Ah, vedi, è importante perché noi dobbiamo rilanciare le attività della nostra città, soprattutto quelle che sono all'interno del bando, ma il video è anche ironico su quello che succede quando si compra fuori e soprattutto in rete, no? Per cui è un consiglio a comprare Nisseno. Ovviamente il finanziamento deve essere speso qui, è un modo per dare una boccata d'ossigeno alle attività nostre che hanno sofferto tantissimo negli ultimi due anni e speriamo che vivranno un periodo migliore da ora in poi. È stata un po' di polemica perché il video è stato realizzato da un'agenzia di Palermo, gli artisti nisseni un po' sono insorti, cosa rispondete? Ma noi abbiamo preferito dare questa impronta, cioè andando a realizzare un cortometraggio di fatto, non è un video fatto così per pubblicizzare soltanto, quindi dare un messaggio un po' diverso che ci porta ad acquistare qui. Era anche il discorso dell'impegno di spesa che è sembrato un po' gravoso. No, rientrava dentro i limiti, per cui siamo andati avanti in questa direzione. È uscito il video Io compro Nisseno, fatto realizzare dall'amministrazione comunale, polemiche nei giorni scorsi perché è stato affidato l'incarico a un'agenzia di Palermo. Ne parliamo con un esperto locale, Roberto Gallà, che ha avuto un suo punto di vista particolare. Allora, sì, vabbè, è uscito il video, il mio rammarico principale è quello, perché io penso al di là della qualità del video, poi sono gusti, voglio dire, poi le persone, ho visto, insomma, stanno commentando, ognuno si fa la propria idea. Il mio rammarico è che io penso che il sindaco, un'amministrazione, specialmente 5 Stelle, che io ho frequentato ai tempi, quindi conosco i valori almeno di partenza del 5 Stelle, è quello di valorizzare i locali, al di là della qualità, cioè fare crescere i locali. Poi effettivamente devo dire che, insomma, 12.200 euro mi sembra un prezzo fuori mercato. Poi, oddio, non so bene, non voglio entrare in questo merito. Semplicemente questo, i locali vanno valorizzati.